in esclusiva sulla nostra piattaforma. Un cordiale saluto da Marco Capone e benvenuti alla prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone I. I rosanero di Rosario Pergolizzi vogliono invertire il trend negativo registrato recentemente in casa con 4 punti negli ultimi 4 match alla favorita, il Marsala di Padulano. Punta Vaccaro, pensa al tiro, Pelagotti respinge, ma non è finita, palla ancora in mezzo, Crivello, rimpallo, calcio d'angolo. Il fischio parte, Figarrotta, sinistro, insidioso per Russo che infatti non riesce. Parte Mauri, palla alta sopra la traversa, ha provato con un lob quasi. Juan Mau, occhio al suo mancino. Padulano serve l'orefice, palla in mezzo. L'errore di Doda, la palla è lì, destro, palla fuori, ha rischiato ancora una volta. Sono tutti praticamente vicino alla bandierina, palla in mezzo, attenzione, Padulano è solo, guarda in mezzo, Balistrei di testa, Pelagotti c'è. Ha lanciato Martinelli, Figarrotta fa tutto da solo, col sinistro, e la parata di Rosso, la iniziativa personale di Luca. Palla in mezzo verso Ricciardo, Felici, la palla è buona, destro, ribattuto con il petto, Martinelli mette in mezzo, ancora Martinelli e la palla in gol, ha segnato Martinelli. Il vantaggio del Palermo, ma è arrivata la segnalazione di fuorigioco. Verso Felici, non arriva sul pallone, Craia si coordina, destro, Murato, non è finita, Felici in aria, calcio di rigore, calcio di rigore. Ancora Mattia Felici dagli 11 metri, il fischio arriva, parte Mauri, rete, spiazzato il portiere del Marsala, il Palermo in vantaggio, ha segnato Juan Mauri che oggi sta sostituendo Mallory Martin. E Mauri adesso va in panchina ad abbracciare Mario Alberto Santana che sta seguendo. Prova il suggerimento verso Padulano che è scattato in posizione regolare, Padulano con il destro anticipa Pelagotti, il direttore di gara ha fischiato. Direttore di gara ha fischiato calcio di rigore. Fischia anche l'arbitro, va Balistrei, rete. Il Marsala ha pareggiato, ha segnato il capitano, il numero 9, Balistrei, Pietro Balistrei, che va sotto il settore ospiti, presidiato dai tifosi del Marsala che esplodono di gioia. Il Marsala ha pareggiato, in gol Balistrei. Lotta Balistrei, Candiano, porta palla, pensa al tiro, lo prova! Palla fuori, entrambi, vedremo chi andrà. Va Candiano, destro, e Pelagotti ci mette la manona e allontana in calcio. Palla in aria a cercare Figarrotta, esce Russo, Langella, la palla è lì, Langella, la palla in gol, ha segnato Cristian Langella. Palermo 2, Marsala 1. Il boato del Renzo Barbera, Russo è uscito dai pali, ha perso il pallone sul quale si è avventato Cristian Langella che con il destro ha battuto, forse con un rimpallo, ma poco. Alla Silipo, è solo contro tutti, Silipo, 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 ancora lui, cerca assistenza, Silipo fa tutto da solo, mette in mezzo, ed è un gol fantastico di Andrea Silipo, che all'esordio realizza un gol incredibile, non sappiamo se ha voluto metterla in mezzo o se ha tirato, fatto sta che è gol, va sotto la curva nord, Andrea Silipo, un gol pazzesco. Ma non c'è più tempo, gioco, partita, incontro, Palermo, il Palermo di Rosario Pergolizzi torna alla vittoria in casa allo stadio Renzo Barbera, 3-1 il finale di questo emozionante derby contro il Marsala che ha messo più volte in difficoltà.